Anche Catania, tra le 80 città italiane dove oggi si è protestato contro il degrado e l'abbandono della scuola e dell'istruzione pubblica con lo slogan «Non c'è più tempo». Sono scesi in piazza gli studenti dei licei e dell'università. Le rivendicazioni sono quelle di sempre. Il rifinanziamento dell'istruzione pubblica, una legge nazionale per il diritto allo studio e il welfare studentesco, lo stop ai fondi alle scuole private. Una delle grandi battaglie, soprattutto per i ragazzi della Federazione degli Studenti a livello della provincia di Catania, è incentrata sull'edilizia scolastica, oggi una vera e propria emergenza sociale. Quasi tutti gli istituti superiori della provincia di Catania non hanno un certificato di sicurezza e di agibilità, non sono a norma. E quindi ci sentiamo come Rete Università Nazionale di stare a fianco a questi ragazzi, perché le loro battaglie sono le nostre battaglie. Oltretutto una delle grandissime battaglie è incentrata sul diritto allo studio nella funzione del numero chiuso, perché una delle nostre grandi rivendicazioni a livello nazionale ed una delle battaglie che stiamo portando avanti e che porteremo avanti anche insieme ai ragazzi della Federazione degli Studenti. Presenti anche i rappresentanti di partiti e movimenti politici. Perché il momento importante sarà il 18 e il 19 ottobre a Roma, dove saremo lì ad assediare i palazzi del potere. Chiediamo lavoro, chiediamo diritti e chiediamo oggi, stamattina, un diritto all'istruzione e allo studio. Ecco come gli studenti che oggi hanno partecipato alla manifestazione hanno giudicato il messaggio diffuso su internet dal rettore dell'Università di Catania, Pignataro. L'amministrazione Pignataro fin dal principio si sta ponendo a favore degli studenti, questo è oggettivo, il cambio di passo rispetto all'amministrazione Recca è palese. Prendiamo sul serio le sue parole, speriamo che l'università sarà aperta alla voce degli studenti e alla voce di chi nell'università non c'è ancora e vorrebbe entrarci. Chiediamo una sola misura di garanzia. Non si aumenti la tassazione per gli studenti perché vogliamo che il diritto allo studio venga assicurato a tutte e a tutti.